Valeria Bruni Tedeschi ha diretto Un castello in Italia, è il suo terzo film, è l'unico film di una regista femminile presente a Cannes. Il film mi è piaciuto nel senso che per essere un film italiano cerca di andare al di là della solita commedia, infatti diventa commedia solamente nella seconda parte del film. Qual è il vero problema del film inizialmente? È un po' troppo recitato, un po' troppo teatrale. Allora, Valeria Bruni Tedeschi ce l'ha fatto vedere in È più facile per un cammello e poi dopo per attrici, è una buona regista e quindi dirige Louis Garrel, l'avevamo visto in The Dreamers, grande successo in Francia per quest'attore molto giovane, più che trentenne. E poi Filippo Timi, anche lui ha fatto già molto al cinema, ma soprattutto a teatro. Viene diretto molto bene da Valeria Bruni Tedeschi, che parla, a me ha ricordato molto i Savoia, cioè questa famiglia, questi nobili decaduti che hanno un castello. E, ecco, lo vedete benissimo, questo castello deve essere venduto, perché i nobili, come in tutta Italia, sono in crisi. Valeria Bruni Tedeschi però ha una marea di soldi, è ricca e quindi può vivere senza mai lavorare. È il castello del papà, è come vendere la sua nonna. Venduto! No! I'm sorry, excuse me. C'è una frase molto importante che viene detta nel film, che è: guadagnavi un po' di soldi che non è una cosa di cui vergognarti. Ecco, il film è proprio questo, i nobili che non devono lavorare, non devono guadagnare. Ma Valeria Bruni Tedeschi che cosa fa? Cerca quasi di scusarli in un'Italia ormai in ginocchio. Il film è un film in ginocchio. Cioè Valeria Bruni Tedeschi sta tantissime volte in ginocchio sulle scarpe di Filippo Timi, che è suo fratello. Ciao sorella. Ciao fratello. Che è malato di AIDS. È il personaggio forse più riuscito del film. Louis Garrel, il giovane attore, vorrebbe avere una storia con Valeria Bruni Tedeschi. Non ci riesce. Non voglio essere padre. Voglio scopare senza pensieri. Avrò il diritto di farlo, no? Viziati italiani che finalmente hanno un problema. Valeria Bruni Tedeschi deve affrontarlo. E da qui il film, secondo me, decolla. Diventa quasi commedia. Valeria Bruni Tedeschi arriva a Napoli, si deve... vorrebbe un figlio da Louis Garrel. E quindi che cosa fa? Entra in chiesa e con l'acqua santa se la butta tutta sulla pancia. È divertentissima come scena. Va a Napoli e cerca di sedersi su una sedia che, secondo la credenza popolare, è la sedia con la quale tutte le donne rimangono incinta. È molto divertente questa parte. È un film girato e parlato in italiano, in francese. Anche Filippo Timi parla in francese. Una prova coraggiosa per una regista italiana. Bravo Filippo Timi, in un film diretto da Valeria Bruni Tedeschi, a metà tra commedia e dramma. Un film coraggioso.